Inaugurato il commissariato di polizia a Casal di Principe, dice il ministro dell'Interno Piantedosi, è una manifestazione concreta nella presenza dello Stato, l'inviato Geonocchetti. Non è solo un presidio di una forza di polizia, ma è la rappresentanza dello Stato in territorio importante, quindi lo Stato che vuole essere e quindi vuole dare risposta a domande come quelle che lei ha posto nel suo intervento. Non rilascia dichiarazioni il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che il nuovo commissariato di Casal di Principe ha seguito fin da quando della polizia era il vicecapo, ma il suo discorso è fin troppo eloquente. Anche un nuovo presidio può essere un monito per coloro i quali intendessero tornare al passato criminale del clan dei Casalesi. Impossibile elencare tutte le autorità presenti, dal capo della polizia Lamberto Giannini al prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, dal procuratore capo facente funzioni di Napoli Rosa Volpe, quello di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli, il presidente del Tribunale di Napoli Nord Pierluigi Picardi, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza Giuseppe Furciniti e quello dei Carabinieri Manuel Scarso. Lo Stato, insomma, nella sua rappresentazione più plastica, quella degli uomini che lavorano in prima linea. E dopo la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco di Casal di Principe così si rivolge al Ministro dell'Interno. Qui ce l'abbiamo fatta, che noi qui ci siamo riusciti, che quindi questa città, quella che era stata riconosciuta un tempo come Gomorra, terra di Don Peppe Diana, invece diventa un esempio a livello nazionale. Tornerà di nuovo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel Casertano, precisamente a Castel Volturno, dove quel giorno dovrebbe anche tenersi un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.